Fondazione Paideia presenta il progetto Libri per Tutti. Innanzitutto, di cosa vi occupate? Beh, la Fondazione Paideia è una fondazione privata che opera a livello regionale e si occupa di accogliere e accompagnare per un pezzetto di strada famiglie che in un momento particolare della loro vita si misurano con la disabilità di uno dei loro figli. La disabilità diventa un evento molto particolare, unico, che in qualche modo tocca tutti gli elementi, i componenti familiari. La disabilità è un argomento che riguarda quindi non soltanto la famiglia che vive direttamente la difficoltà legata alla disabilità dei bambini, ma riguarda anche un po' tutta la società che circonda queste famiglie. Che cos'è Libri per Tutti? È un progetto che nasce un po' per dare una risposta ai bambini con bisogni speciali. Noi al momento seguiamo circa 300 famiglie ogni anno, molti dei bambini che seguiamo hanno disturbi nella comunicazione. Libri per Tutti vuole essere un progetto tagliato su misura per confezionare libri accessibili a tutti i bambini. Come è nato? Partendo dall'esigenza dei bambini con bisogni speciali, dalle loro caratteristiche, dalle loro difficoltà e anche della loro voglia di comunicare. E quindi abbiamo identificato questo come strumento utile per riuscire a permettere a bambini con disturbi del linguaggio, disturbi specifici, disturbi dello spettro autistico, ad esempio, a trovare uno strumento che in qualche modo fosse un tramite, fosse un passaggio, fosse un elemento di congiunzione tra loro e il mondo esterno, i loro compagni. Stiamo parlando della comunicazione aumentativa e alternativa. In cosa consiste? È una modalità con la quale si cerca di tradurre in simboli delle parole e quindi delle frasi e quindi dei concetti e quindi dei pensieri. In questo caso noi abbiamo deciso di utilizzare i libri che sono uno strumento di crescita per tutti i bambini, sono uno strumento attraverso il quale i bambini si misurano con le emozioni, si misurano col mondo circostante, che vengono utilizzati per innescare dei processi relazionali tra i bambini. Questi libri vengono tradotti con dei simboli particolari, simboli riconosciuti a livello internazionale. Al momento numerose case editrici ci hanno messo a disposizione i loro testi, sono testi per bambini, ci sono disponibili ad oggi 40 titoli, i numeri dei titoli disponibili stanno aumentando e stanno aumentando anche le biblioteche che hanno aderito al percorso. Le civiche della città di Torino, ci sono delle biblioteche dell'area del Cuneese, dell'area della provincia di Torino.